Buongiorno, sto facendo colazione con pancake, in questa stagione gusto cacomela, che puccio nel latte vegetale e che accompagno il tutto con una tazza di tè. Questo è il tè al sogni d'oro della Star, nessun tè in particolare. Vai, 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 vai. Brava. Stop. Brava. Buono. Stop. Allenamento di oggi finito. Sì, io sono finita. Sono appena tornata a casa, è 1:30 e ho fame. Stranamente non sono parida prevenuta, quindi non ho assolutamente preparato nulla da mangiare. Quindi ora bisogna preparare qualcosa in 10 minuti perché è il mio tempo massimo. Poi incomincio a smattare. Pasta, volevo provare questa. Pasta di avena bio, senza glutine. Siccome questa ha un gusto terra, io sinceramente non andrei a rovinarla molto, ma andrei soltanto a condirla con una dadolata di verdure e pomodorini. Ho ricomprato il peperone, nonostante sia uno di quegli alimenti che io avevo tolto perché mi dava gastrite e acidità. E adesso voglio riprovare a reinserirlo perché non si sa mai che magari adesso non mi faccia più male. Oggi vi faccio vedere come preparo il pranzo in 15 minuti. Accendo il fuoco, avvio il timer e incomincio a cucinare! Ma quanto è buono l'odore du bebeo! Corriere! Un pacco per Jimmy. Jimmy adesso si incomincia a mandare i pacchi qui. Si sta proprio trasferendo. Verdure sul fuoco. Cucinate. Grazie. Se vedo che le verdure si stanno un po' attaccando, aggiungo un po' di acqua di cottura della pasta. Finisco con pizzico di sale, pizzico di pepe. Tac! Piatto pronto in 15 minuti! Chiudo tutto con il solito filo di olio. Questa volta uso questo qui bio, che secondo me è un pochino più speziato e con queste verdure ci sta, che è una meraviglia. E alla fine il parmigiano ci finisce sempre sopra, c'è poco da fare. Sono pronta per andare dal dentista! Ogni volta che vado dal dentista mangio cipolle. Poverino.
Tornando a casa dal dentista, mi sono fermata a fare un po' di spesa al PAM e al Carrefour. Adesso vi faccio vedere cosa ho preso. Allora, al PAM non ho preso niente di che se non caffè, sia della moca sia per la macchina Nespresso. Diciamo che siccome queste costano davvero tanto, le limito alle occasioni speciali oppure quando sono in compagnia, quando voglio farmi un caffè veloce a scappare, ma quando sono da sola, siccome forse non l'ho mai fatto capire su questo canale, ma io bevo un bel po' di caffè, tanto caffè. Bisogna bere caffè per essere così eccitati tutto il giorno, no, scherzo. Però sì, almeno 2 moche piccole al giorno, dopo colazione e dopo pranzo. E mi piace gustarmelo, mi piace l'odore, mi piace proprio il gesto di fare la moca. Cosa che nella Nespresso viene un po' bypassato. Quindi quando sono da sola, polvere di caffè. Poi ho preso del macinato. Ho trovato questo qua sceltissimo. Costa un fottio, 13 euro al chilo. Vabbè. Diciamo che questo lo utilizzo magari quando faccio le polpette o cose del genere. Finalmente ho ripreso questo, che è il... è light, vabbè. Che è il formaggio spalmabile, perché nella pasta di oggi ne sentivo davvero il bisogno. La pasta di avena è un po' amarognola e infatti quando poi ho aggiunto il parmigiano è un po' migliorato il sapore, quindi secondo me assolutamente da mangiare con un formaggio. Questo secondo me è perfetto, perché poi la rende anche bella cremosa. In frigo mi mancava qualcosa per rendere cremoso il tutto. Poi sono andata al Carrefour, essenzialmente per una cosa. Sono uscita con un sacchetto pieno, però una cosa ne ho trovate ben 3. Sì, ragazzi, sto parlando della zucca castagnosa. Ne ho trovate ben 3, 1 euro al chilo al Carrefour. Perché devo ammettere che gli ultimi giri che ho fatto alla Lidl, fail. E invece ho trovato queste qua, che sono piccoline, che vanno contro i miei principi della zucca castagnosa, vabbè, però sono pesantissime, perché pesano 1 chilo l'una, e le ultime che ho trovato sono super castagnose. Infatti, cioè, Carrefour adesso è pieno, io ho fatto man bassa e sono scappata con 3 zucche. Sempre al Carrefour ho preso un sacco di carote e dell'altro macinato. Questo macinato è più grasso e infatti costa 10 euro al chilo, quindi di meno, perché è più indicato per fare il ragù. Io non so se l'avete mai visto, un video vecchissimo, ho una ricetta super semplice, super facile, as usual, per il ragù fatto in casa, da poter preparare e poi porzionare e mettere in freezer. E è una cosa che, se vi interessa, potrei riprovare, rifare, perché oggi ad esempio l'avrei trovata molto pratica e molto utile, quindi l'ho preso per questo. Poi, quante cose! Dovete sapere, e non penso di avervelo detto qua su YouTube, che ho ricominciato a mangiare soia. Il motivo è che ho iniziato una terapia con la mia dottoressa che prevede dei medicinali, e questi hanno tra gli ingredienti la soia. Quindi io non potevo dirle che non posso mangiarla perché mi dava il mal di testa, e quindi ho lasciato perdere, ho detto vabbè Silvia, ora ti prenderai il mal di testa. Ho cominciato a assumere questi medicinali, non mi è venuto mal di testa. Quindi ho detto, ma che mi sia passata sta fissa della soia, perché io vado in fissa con le cose, obiettivamente, così. Anche per tipo il peperone, che nota, non mi ha fatto nulla, non mi ha dato acidità. Ho avuto un po' di gorgogli dove lo risentivo, però è un peperone, tutti fanno un po' fatica a digerirlo. Ma io non ho avuto assolutamente problemi. Quindi, ragazzi, anche il peperone è rientrato nella dieta. Alleluia. Ma voi sapete, il motivo per cui tolgo determinati alimenti a volte è perché magari mi basta una volta che mi facciano stare davvero male, che io mi prendo paura e smetto di mangiarli, perché non voglio stare così male. Comunque,
Fatto sta, ho ricominciato a mangiare la soia. Quindi ho acquistato il latte di soia dalla Lidl. E questo ve lo faccio vedere perché questo merita davvero, costa 1,10 euro. E l'ho sostituito al latte di mandorla dell'Alpro che costava 3 euro a cartone. Cioè, siamo seri. Questo contiene soltanto acqua, semi di soia, sale marino, quindi assolutamente senza edulcoranti, senza zucchero, perfetto. Capisco che qualcuno dica che sa di cartone, posso essere d'accordo, però a me piace. Viva il cartone, si vede che da bambina ho mangiato molta carta. Comunque, presa da questo raptus della soia, ho voluto acquistare sotto vostro consiglio questo Soya Sun, che è uno yogurt bianco naturale. I macronutrienti e gli ingredienti sono di tutto rispetto e questo me l'avete consigliato più che da mangiare come yogurt, da usare come amalgamante, quindi come sostituti. Vediamo come mi trovo. Proviamo. Adesso sono felice, voglio provare tutto. Ad esempio, ragazzi, sono andata in fissa, ma in fissa, seria, con gli edamame. Non li avevo mai mangiati prima della serata sushi che abbiamo fatto a casa della Vale. Andate a vedere il video se non l'avete visto. Da lì sono andata in... cioè, voglio edamame sempre, ogni giorno. Sono buonissimi. Sono... praticamente questi baccelli che contengono un sacco di proteine, pochi carboidrati, pur avendo le sembianze di un legume, e sono buonissimi, cioè con un pizzico di sale sopra. E infine ho preso del prosciutto crudo. Argomento affettati. Allora, è consigliato non abusarne e non mangiarli giornalmente. In ogni caso, io tra tutti gli affettati, quello che vedo come prodotto migliore è il prosciutto crudo, soprattutto quello che contiene soltanto cosce di suino e sale. Tra le fitness people, invece, gli affettati che vanno di più sono la bresaola, che contiene nitriti e nitrati, e il tacchino arrosto, il petto di pollo arrosto. Avete mai visto gli ingredienti del tacchino e del petto di pollo arrosto? Cioè, quelli sono tipo il surimi della carne. Sono delle cose processate, tutte impattate e poi tagliate a fette. Non è cibo. Cioè, non è qualcosa di naturale. Cioè, ovvio, anche questo non è naturale perché non è il pezzo di carne. Però è essenzialmente la carne cotta in un particolare modo e poi tagliata a fette. Ma quella è proprio carne, pezzi di questo, pezzi di qua. C'è perfino l'albume d'uovo messo tutto insieme, compattato e tagliato. Sinceramente, da quando l'ho compreso, non mi fa impazzire, ma è un mio gusto personale ed è anche il motivo per il quale io non potrei mai consumare prodotti di quelli lì vegani, vegetariani, perché sono spesso dei composti pressati e poi tagliati. E boh, sapete che io cerco il più possibile di restare vicino a ciò che rappresenta la natura. Tanto sono sicura che mi criticherete anche su questa spesa. Ho preso la zucca come discolpa e questa viene dalla terra, guardate, c'è anche il terriccio attaccato. E basta, non ho preso più nient'altro. Tante cose da dirvi in questa spesa. Ho avuto un'idea! Mentre ero in doccia, io faccio tantissimi pensieri sotto la doccia, comunque ho pensato di utilizzare questo mix di spezie tandoori per fare il fantastico pollo tandoori. Quindi stasera ricettina indiana. Praticamente ho tagliato a cubetti il pollo, adesso lo metto sul fuoco e aggiungo un pochino di spezie. A parte, ho già cucinato il riso e lo sto facendo raffreddare in un bicchiere. Dopo vi faccio vedere perché, se funziona. Essenzialmente tutto è nato dal fatto che volevo utilizzare lo yogurt di soia e ho detto: ma come faccio ad utilizzarlo? E mi è venuta in mente questa cosa. Quindi faccio la salsina di condimento del pollo con lo yogurt di soia mischiato al tandoori. Aggiungo un po' di sale, un filo d'olio, faccio una salsina e poi a fine cottura del pollo spengo il fuoco, mi raccomando, perché sennò ho cucinato lo yogurt. Aggiungo questo mix al pollo, do una mescolata e il piatto indiano è pronto! Ta-da! Sono riuscita a fare la torretta!
Come noterete, in questo piatto non c'è verdura perché lì in forno c'è la zucca ed è la mia verdura che però mangio come dolce. Con questo mio piatto fumante io mangio e poi mangio la zucca, quindi vi saluto, spero che questo video vi sia piaciuto, l'abbiate trovato utile, abbiate trovato consigli interessanti, se così è stato mettete mi piace, non dimenticatevelo e noi ci vediamo nel prossimo video, ciao ciao! Ragazzi, provatelo perché è davvero buonissimo, cioè se vi piace lo speziato, assolutamente sì, infatti la mia bocca sta andando a fuoco. Un sacco di peperoncino. No ragazzi, ho avuto l'illuminazione. Qui ci manca qualcosa. Ci manca o delle mandorle tostate o il mix di semi un po' tostato. Tostiamolo. Ci sono i semi di sesamo che saltano. Oddio. Oh raga, calmi eh. Ho invecchiato di troppo. Ups. Più o meno tostati, dai. Buono. Con la frutta secca tostata è speciale.